Parte 3 di questa chat, abbiamo sempre Samuele che è rotture di balle varie. Se non avete visto le due puntate precedenti non capirete assolutamente nulla, ma vale la pena. Vi metto le due puntate precedenti qui da qualche parte nelle informazioni, cliccate, guardatele e poi tornate qui per la parte 3. Io vi ricordo che i video escono tutti i giorni dal martedì al venerdì, 4 video a settimana, e che questa chat è presa dal sito spuntoblu.it, su Facebook mettete di foto su Instagram spuntoblu official. Iscrivetevi se non siete iscritti a questo canale, attivate quella cavolo di campanella e seguitemi anche su Instagram, lì faccio cose e dico cose. Venite a capire cosa. Like a questo video adesso e iniziamo, anzi, continuiamo appunto a leggere. Dove eravamo rimasti? Aspettate, dove, per chi ha visto le puntate precedenti, Samuele, che a cui vengono rotte le bolse tutto il tempo mentre è alla spa con il suo amico Dante, la ragazza gli chiede dove sei? Non sei solo? Secondo me sei con qualcuno. Gli manda video, cose per dimostrarle che è solo con il suo amico a godersi una serata alla spa. Ma a certo punto la situazione cambia perché le dice: io sono gelosa per un motivo. Il motivo è che tu prima di me stavi con due ragazze contemporaneamente. E tu come fai a saperlo? Perché una delle due era mia cugina. E lì parte il totonomi, perché lui non ricorda come si chiama la cugina e incomincia: ma era Giorgia? No, chi è Giorgia? Ma io che cazzo ne so, scusa. Senti, sono 2 ore che chattiamo, ma anche basta, domani parliamo, buon lavoro. Samuele, lo sai che succede se fai così? Sì, e che succede? Che ti incavoli, esatto, però ti voglio dare sta notizia bomba. Quale? Mi importa una sega! Non me ne frega niente, bravo! Ciao, hai chiuso. Ok, stavolta davvero, ok, buonanotte. Comunque tua cugina si chiama Chiara. Ci ho pensato, ci ho preso. Ti credo, hai cercato su Facebook, ciao. Come? Ok, abbiamo la chat con Chiara. Perché Chiara scrive a Samuele? Ciao Samuele, sono Chiara. Io vorrei sapere che cosa hai detto a Flavia, perché mi sta insultando da mezz'ora senza che io sappia il motivo. Che cosa le hai raccontato? Comunque questa è pazza. Vabbè, ho capito, stasera va così. Cosa? Senti, io a Flavia non ho detto niente. Dice che ha saputo che mi vedevo con due ragazze prima di stare con lei, ma l'ha saputo da mo', e mo' ha scoperto che una eri te. Ah, complimenti. Vabbè, oh, mo' non cominciare pure tu. Giustamente questa qua mica sapeva che c'era un'altra contemporaneamente. Che ci siamo visti 2 volte, sono state pure troppe. E allora vedi che la cosa è reciproca? Scusa, dovevo. Samuele, io non scherzo. Flavia è convinta che tu e io ci siamo addirittura rivisti mentre voi stavate insieme. Voglio capire per quale motivo. Perché Flavia ci sta provando, in modo, sperando che qualcuno ci caschi. Dato che non farei mai una cosa del genere. Ti sembrerà assurdo, lo so, ma io con questa storia non c'entro niente, stasera ho già dato. C'entri invece, perché devi far capire a Flavia che sta dicendo una cavolata dopo l'altra. Qualcuno deve averla convinta che io e te abbiamo avuto chissà quale storia. Senti, un'idea ce l'ho, ma non posso parlare con questa persona stasera. Appena la sento ti dico. La sento, è una donna, ma chi è? Katia, che faceva le corna a Dante, aveva anche detto, messo la pulce nell'orecchio alla sua amica Flavia su Samuele, perché funziona così, quando una è traditrice deve far pensare agli altri che no, dai, non sono l'unica. Si deve pulire in qualche modo la coscienza. Evidentemente avrà messo qualche pulce nell'orecchio, falsa ovviamente, a Flavia. E stupida Flavia che ci crede pure. Katia chi? La ragazza dell'amico mio Dante, quello della foto su Facebook. Ah, e che c'è con questa storia? Non c'entra niente, ma gli piace tanto mettere bocca dappertutto, in tutti i sensi. Ok. Il gusto di una banana Chiquita è davvero unico. Cioè, è una storia troppo lunga, appena la sento ti dico. Sì, ma io ora come la calmo, Flavia? Dille che sei innamorata di uno. Io c'ho da fare, già mi ha fatto stare 2 ore appresso a lei stasera. Accetta il consiglio mio, spegni il telefono, che quella non si arrende. Sì, ma tu capisci che abbiamo dei parenti in comune, gente che adesso penserà che sono una poco di buono. Ho capito, ma che colpa mia? Beh, almeno potresti aiutarmi, anche perché sto perdendo tempo e vorrei anche dormire e farmi le mie 8 meritatissime ore di sonno. Ci ho combattuto 2 ore con Flavia prima, ma purtroppo mi sa che siamo arrivati alla frutta. Sinceramente questo non mi interessa. Vorrei solo che si desse una calmata. Oddio, leva quel punto che mi mettono ansia. Sì, e quelle che mettono i punti alla fine della frase, è vero, anche a me. Tu invece mi fai paura per come scrivi. Aridai, un altro punto. Quanto vi piacciono sti punti? Oh, fanno parte della lingua italiana, è vero, che in teoria sarebbe anche la tua lingua, ma vedo che la utilizzi poco e niente. Io parlo come mi viene. Esiste un linguaggio proprio per fare in modo che ci si capisca. Perché non mi capisci? Mi sforzo di farlo. Esagerata, mica scrivo in turco, eh. E poi il dialetto ha una storia. Se non c'era il dialetto mio, non ci stava neanche la lingua tua. Quindi porta rispetto. Sì, vabbè, torniamo a noi. Chiami Flavia per piacere. Le spieghi la situazione? Grazie. Io con la gente che mette i punti su WhatsApp non ci parlo. Perché? Samuele, io sono seria. Flavia mi sta mettendo a disagio. Ho capito, ma è sempre tua cugina. Parlaci pure tu. Ma io ci sto parlando, non
non mi ascolta e soprattutto non mi crede. A me invece almeno provaci per piacere. Senza punto. Per piacere. Punto esclamativo. Il punto esclamativo forse è pure peggio. Per piacere in maiuscolo. Ok, no scusa fermati un secondo. Cosa? Se io mo dico a Flavia sta cosa, lei sbrocca perché capisce che abbiamo parlato stasera io e te e si incavola come una iena e va in tilt. Pace. Pace no, perché poi ci devo stare io a sveglio tutta la notte. Guarda, tanto dura poco sta storia, perché io non posso stare appresso a una così. Non ce la faccio proprio. Bloccala e ti levi il pensiero. Ma perché? Che ti ha fatto? Si accolla un po', giusto un po'. Come una gozza. Cioè, mi scrive 3000 messaggi al giorno, 300 messaggi al giorno. Vuole sempre sapere dove sto, che faccio. Cioè, mi leva l'aria. Dovresti dirglielo. Gliel'ha detto, credimi, gliel'ha detto. Gliel'ho detto, ma lei pensa che la voglio tradire? Io non c'ho bisogno di mettere corna a nessuno. Per me se non stai bene ti lasci e poi fai i comodi tuoi. Però tu ti vedivi con due contemporaneamente. Vabbè, comunque non stavano insieme. Giusto, senza punto. Ma sono contento che sei d'accordo con me. E te invece cosa? Ti sei fidanzata? No, perché? Che ne so, così. Quindi non la chiamerai? No, stasera no. E nemmeno Katia. No, no, stasera proprio no. Non risponderle, basta. Poi domani ci pensiamo. Ok, Samuele, questa si è ok, un'ora dopo Samuele, questa si è presentata sotto casa mia. Abbiamo il citofono. Io lo sentivo. A citofono, ecco. Comunque, ragazzi, non è possibile, veramente. Cioè, chi fa le sceneggiature di ste chat? Parliamoci chiaro. Non ci credo che esistano veramente tutti sti tizi che si attaccano al citofono. Ha citofonato piangendo. No, vabbè, Christopher Lambert, ma perché? Mi sto vestendo per scendere. Puoi dire addio alle 8 ore di sonno che ti volevi fare. Auguri. No, no, forse non hai capito. Tu ora vieni qua, risolviamo questa storia faccia a faccia, altrimenti questa non si calmerà mai. Senti, io stasera ho da fare, avevi da fare, non so come fai a farti la spy a scrivere, non so come ve lo devo dire, quindi tu te ne freghi, io devo subire questa che mi piange senza motivo sotto casa. Io non le ho fatto niente, lei sta fuori come un balcone. È vero, non sono problemi miei, dille che si sta sbagliando, io ste bambinate non le faccio. Vabbè, grazie dell'aiuto. Scema te che stai scendendo, io mi fingevo morto piuttosto, ormai ho risposto al citofono. Male male, se n'è andata, dice un po' di tempo dopo, se n'è andata, dice che stai alla spa con un'altra e che pensava fossi io, è venuta a controllare. Con un'altra? Oddio, questa è folle. Mo basta, mi sono rotto. Stati fuori? Cioè, come con un'altra? Ma sta con Dante. Cioè, sappiamo per certo che sta con Dante. Perché dalla chat di Dante e Katia, quella vecchia, sappiamo che è andata alla spago, che è andato alla spago lui. O c'è qualcosa che non ci hanno detto, o questa è veramente fuori. E lui le scrive: Flavia, io non sono il tipo che parla di roba seria per messaggio, ma stavolta mi stai snervando, te lo giuro. Io ho chiuso, basta, non ce la faccio più. Tu hai qualche problema di autostima e pure di autocontrollo, vero. Non è un insulto, è un incoraggiamento. A farti vedere da uno bravo, senza rancore. Ti sto aspettando sotto casa, che facciamo i conti? No! No! Chiama la polizia, oppure... 118! E anche la terza parte finisce qui. Noi ci vediamo domani, venerdì, con l'ultima parte di questa settimana. E martedì della settimana prossima ci sarà la quinta parte, che sarà anche il finale. Sono 5 parti totali, domani però la 4. Quindi iscrivetevi se non siete iscritti. Seguitemi su Instagram, dove faccio e dico cose. Like subito se non vedete l'ora di vedere la parte 4 con me domani, di leggerla insieme. E mi raccomando, nel frattempo, 24 ore sono, fate i bravi e staccate i citofoni, staccateli.